Vertice sulla proposta di rivisitazione dei centri operativi misti a Catanzaro. Presieduto dal capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, al vertice hanno partecipato, tra gli altri, prefetti delle cinque province della regione: Francesca Ferrandino, prefetto di Catanzaro, Paola Galeone di Cosenza, Fernando Guida di Crotone, Michele Di Bari di Reggio Calabria e Giuseppe Gualtieri di Vibo Valentia. Presenti anche il vicepresidente della regione, Francesco Russo, il direttore generale della Protezione Civile Regionale, Domenico Pallaria, e il direttore regionale di Vigili del Fuoco, Marco Ghimenti. I centri operativi misti saranno i luoghi di coordinamento, ha spiegato Borrelli. Avere sedi individuate, preventivamente strutturate e già operative, immediatamente in caso di emergenza, è fondamentale per dare una risposta immediata alla popolazione. Siamo partiti dalla Calabria facendo anche un progetto europeo di standardizzazione della macchina della gestione dei soccorsi e della prevenzione. Bisogna anche investire sulla manutenzione del territorio e ovviamente lavorare sulla macchina organizzativa, ed è quello che stiamo facendo in Calabria. Noi siamo partiti da questa regione facendo anche un progetto europeo di standardizzazione di quella che è la macchina della gestione dei soccorsi, della prevenzione. Quindi avere delle sedi già individuate preventivamente, strutturate, in grado di essere operative immediatamente in caso di emergenza, è per noi un motivo di dare una risposta immediata alla popolazione, quindi è fondamentale per noi avere queste infrastrutture, conoscere la fragilità del nostro territorio, cercare di porre rimedio anche a questa fragilità. Questi centri saranno i luoghi di coordinamento, ovviamente. Quello che aiuterà soprattutto è anche questo piano straordinario varato la settimana scorsa dal Governo, che ha stanziato risorse adeguate anche per gli interventi di prevenzione e di riparazione dei danni, quindi prevenzione strutturale. Bisogna lavorare sulla prevenzione, bisogna investire sulla manutenzione del territorio, ovviamente bisogna lavorare anche sulla macchina organizzativa, è quello che stiamo facendo oggi. Io qui voglio ringraziare ovviamente il prefetto Ferrandino, la regione, tutti quanti i prefetti della Calabria, i comandanti provinciali e regionali dei Vigili del Fuoco, perché stanno portando avanti in questa regione questa opera di organizzazione, di efficientamento della macchina organizzativa che speriamo di non dover mai mettere in campo. Dare un servizio al territorio, prima di tutto, perché la protezione civile e la tutela di un territorio passa prima di tutto dalla riorganizzazione dei centri operativi misti. Questo è un imperativo categorico ed è uno dei pilastri sui quali si poggia la gestione delle emergenze. Tenete presente, sapete tutti, che questo è un territorio particolare non solo sotto il profilo della vulnerabilità sismica, ma è esposto anche a un rischio maremoto dovuto dal lato tirrenico al vulcano Stromboli, dal lato ionico ad altri possibili eventi che potrebbero ereditare dalla Grecia anche. Sotto questo aspetto, per la verità, con la Protezione Civile Nazionale e con quella regionale stiamo lavorando da oltre un anno e d'intesa strettissima anche con le prefetture della Calabria, perché insieme stiamo apportando dei correttivi che abbiano una valenza di natura territoriale e regionale molto ampia. Non si può ragionare in termini di circoscrizioni territoriali per quanto attiene i rischi di maremoto, ma in termini di regione. E questo è il lavoro che si svolge e sotto questo aspetto la rivisitazione dei COM costituisce uno strumento strategico. Calabria, che credo sia la prima regione d'Italia, peraltro, che sta affrontando questo tema così importante. Ovviamente la rivisitazione si baserà sulla sostenibilità della divisione di queste aree e verrà condivisa con le prefetture, con la direzione regionale e con i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, anch'essi, come sapete, elementi importantissimi nella gestione delle fasi dell'emergenza. Senti, ma si parla più che altro di realizzare delle strutture o di costruire una rete che coinvolga i prefetti, ma anche le stesse amministrazioni comunali? Certamente si parla di costruire una rete che coinvolga tutti i soggetti deputati alla protezione civile. Oggi a questo tavolo non ci sono le amministrazioni comunali perché è un lavoro preparatorio all'attività che dovremo andare a svolgere con l'ANCI. Tenete presente che l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro con l'ANCI regionale a proposito della campagna antincendi boschivi, che ha dato, come sapete, degli ottimi risultati.
quest'anno ci proponiamo di fare esattamente la stessa cosa e di inserire all'interno del lavoro finalizzato alla rivisitazione dei COM, ovviamente l'ANCI, i sindaci sono i primi avamposti della protezione civile, non possono essere esclusi, ma questo è un lavoro preparatorio per rendere a loro un servizio prima di tutto.